Buongiorno a tutti, eccoci qui, questa diretta di oggi. Come potete vedere vi inquadro gli ingredienti e cucineremo insieme a voi dei piatti con questi sapori autunnali. Visto il periodo, mettiamo in tavola questi sapori. Ecco qua. Funghi. I nostri piatti che utilizzeremo per impiattare. Ed ecco qua, dopo questa carrellata di cibi che attendono solo la nostra mitica Antonietta. Buon pomeriggio. Allora, cosa facciamo oggi? Iniziamo, così almeno facciamo vedere la delizia di oggi. Intanto usiamo questi due nostri ottimizzatori, usiamo la nostra bistecchiera con il nostro topolone, accendiamo un attimino, facciamo vedere come funziona la bistecchiera. Allora, per farla scaldare mettiamo un goccino di acqua, giusto un goccino che si scalda e va in temperatura. Nel frattempo la facciamo scaldare. Nel frattempo che si scalda la nostra bistecchiera, che cosa facciamo? Andiamo a fare nella nostra linea perfetta, vedete, bellissima, che la potete avere in regalo con il nostro ottimizzatore. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un primo molto gustoso, di cui andiamo a mettere, vediamo dov'è, ecco qua, uno spicchio di aglio con un filino d'olio appena appena, accentiamo. Allora, infatti, lo facciamo andare giusto un minuto solamente per far scaldare, tra virgolette, la padella, ok? Quindi è giusto un minuto. Cosa andiamo ad aggiungere? Allora, intanto io ho messo uno spicchio di aglio, ma in teoria qua oggi andava messo il porro. Io il porro non l'ho trovato al supermercato e metto l'aglio, ma si può mettere anche la cipolla rossa, però si sposa molto bene con il porro, ok? Passato un minuto, andiamo avanti. Bene, c'è caldo. Andiamo a mettere la ruganega, che sono le polpettine di ruganega. Quindi mettiamo questa, ecco qua, senti già, ecco qua il rumore. Allora, io vi faccio vedere una cosa in questo momento, ma in teoria possiamo fare in due modi. Un attimino che prendo uno sfumantino. Addirittura. In quella non c'è stagione, autunno, estate, inverno, questa primavera. Quello che manca lo devo togliere. Ecco. Allora, ne mettiamo un goccino qua, giusto per sfumare un attimino la ruganega. Ecco qua. Per sgrassarla? Sì. Perfetto. Sfumiamo un attimino. Ottimo consiglio. Allora, io vi faccio vedere che, come avete visto, senza aprire, la si può mettere tranquillamente di sopra dei nostri fori di qua, senza tirar su il nostro ottimizzatore, oppure si può mettere contemporaneamente tutte insieme. Io vi sto facendo vedere adesso questa modalità per chi è abituato a sfumare, altrimenti tutte insieme. Ecco qua, vedi, già sfumata, come vedi è già a posto. Ecco qua. Allora, fatto questo, andiamo ad aggiungere funghi porcini. Funghi champignon tripolati,
e altri funghi porcini secchi che li ho messi a bagno, ok? Nel frattempo facciamo andare giusto 2 minuti anche questo qua, ripeto, questo per chi cucina sfumato o altrimenti tutto insieme, ripeto. Nel frattempo che facciamo andare avanti qua il nostro piatto, vediamo come siamo messi con la nostra perfettamente calda. Siamo qua. Visto che la nostra bistecchiera si è scaldata, cosa andiamo a mettere su? Io quello che metto sempre sale grosso. Io cucino a base di sale grosso sempre. In questo caso abbiamo messo il sale e cosa mettiamo? Uso le mani che tanto le ho appena lavati. Come si chiama questa? Insalata belga. Brava, insalata belga. La metto doppio perché tanto dopo te la devi mangiare te. No? Tutta, quello ne mangio tutte. Ecco. La trevisana, radicchio. Quella, brava, con il radicchio, la trevisana, altra belga. E mettiamo questa che mi fa impazzire. Siamo un po' in America qua, eh? Ecco, siamo un po' in America. Fatto questo, lasciamo andare avanti questo un attimino. Nel frattempo va avanti la cottura e qui abbiamo messo le nostre verdure. Andiamo avanti qua. Come vedete, che profumo! Io sono più abituata a saltare che abituata a prendere il giro. Certo. Allora, andiamo ad aggiungere la pasta. Prima di aggiungere la pasta però dovremmo fare una cosa. Dovremmo togliere l'aglio, altrimenti il sapore viene molto forte. E questo io lo tolgo. Andiamo ad aggiungere la pasta. Quanto sono? 150 grammi? Sì. Più o meno. Anche un pochino in più. Allora, andiamo, mettiamo un attimino l'acqua giusto per coprire su 150 grammi di pasta. Io faccio così. Poi l'acqua a piacere in base alle cotture. La possiamo aggiungere. La possiamo aggiungere un pochino? Sì, si può sempre aggiungere. Certo. E ancora vado a mettere del sale grosso. Okay. Come potete vedere se ne usa molto meno di sale rispetto alla tradizionale cottura della pasta. Anche perché si dice che il sale grosso è molto salato, in realtà il sale grosso è molto meno salato, ok? Quindi sembra che ce ne va tanto ma ce ne vuole di meno ed è molto meno salate. Salato e in più è molto più salutare il sale grosso, però sulla bistecchiera usare il sale grosso è molto buono. Allora nel frattempo qua aspettiamo che vai in cottura e abbassiamo la fiamma. Esatto. Qui nel frattempo che si sta facendo la nostra verdura alla griglia, cosa facciamo? Allora, abbiamo appunto questo. Questa qui è una mozzarella, una bufala, ecco qua, la mettiamo qua dentro. Questa è una mozzarella di bufala. Allora io sto facendo questa adesso, però metto la mozzarella di bufala, ok, ma si può mettere la scamorza, si può mettere la mozzarella a fior di latte, si può mettere il, come si chiama, il tomino, brava, ma si può mettere anche gorgonzola, è una questione di gusti delle persone. In questo caso questa qui è una mozzarella di bufala. Cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere di sopra un po' di pepe giusto per il sapore. Mettiamo una spolverata di sale, mettiamo anche delle foglioline di alloro, ecco due. Facciamo 3, va, mi piace di più. In dispari. E chiudiamo. Cappuccio. E abbiamo fatto una bella, un bel fiore. Guarda che bel fiore. Sai che a me piacciono i fiori, certo. No? Ecco.
abbiamo fatto un bel fiore. Adesso aspettiamo un attimino prima, qui andiamo sempre avanti a fiamma alta. Ecco, guardate appunto il colore già della... che va ancora, però controlliamo la pasta. Ecco qua. Così si può vedere come... Esatto. Abbassiamo la fiamma. Sì. Ok. Andiamo avanti a vedere la guardiamo nostra verdura. Come vedete la nostra verdura è già diventata colorata. Guarda, sì, che roba, guardate già la grigliatura. Addirittura il radicchio già, ha già cambiato, vedi, colore nella parte superiore. Ecco qua. E in più abbiamo la nostra spiga. Ecco qua. Adesso cosa vado a mettere io qua? Facciamo lo spazio, così facciamo tutto insieme. Vado a mettere questa qua, da un lato. No, la mettiamo in mezzo che è più alto. Nel frattempo che cuoce questa, vediamo, continuiamo qua, ok? Vi faccio vedere una bella cosa. Le mie fantasie, perché io sono sfiziosa. Allora, prendiamo questo piatto. Vedete, qua c'è una banana, a me piace tanto abbinare i piatti con la frutta. Forse per me cucinerei sempre tutto insieme con la frutta. Però adesso facciamo primo, secondo, contorno e frutta. Cosa facciamo? Vi faccio vedere una cosa diversa, non vi ho mai fatto vedere. Allora, abbiamo tagliato la banana a 4 tocchetti, vado dentro a mettere l'alloro, ecco qua. Queste foglie sono un po' piccole, ci vorrebbero delle foglie più grosse, però oggi Mario ha portato quelle piccole. Ecco qua. Intanto approfitto di questo momento per salutare tutte le persone che stanno guardando con noi questa diretta. Saluto anch'io. Poi ne mettiamo due foglie, sì, perché... Sì, sì. Allora. Questa non l'ho mai vista, la banana, così sono molto curiosa anch'io. Sai perché non l'ho vista? Perché queste sono ricette mie. Ecco. Sai che io faccio i miei studi. Certo. E faccio i miei esperimenti. E questa qua è la banana all'alloro. Okay. Adesso andiamo a controllare qua. Vediamo. Vedi? Questa qui in teoria è già pronta. Sì. Però la lasciamo 2 minuti e mettiamo qua la banana perché dopo togliamo il resto, ma lasciamo andare ancora la banana. Mettiamo in centro questa, la nostra verdura, ecco qua, è quasi pronta, però con il sale che c'è di sotto non si brucia, eh? Vedi la spiga ha preso colore anche di qua, ecco qua. Mandiamo avanti questa qua, vediamo la nostra pasta che punto è, ecco qua. Poi la cottura è una questione di gusto. Più cotta, meno cotta. Allora, che dire, una cosa molto importante, come vedete, poco tempo e semplicità. La semplicità è una cosa molto importante. Come vi ho fatto vedere prima, io ho fatto la sfumatura, ma questo piatto si fa semplicemente mettendo insieme tutto. Il tempo di cottura della pasta, che io non ho guardato nemmeno quanto porta di cottura, però lo capisco a occhio più o meno, certo. Però il tempo di cottura della pasta, dal momento in cui si mette l'acqua dentro, la pasta è cotta, quindi si va a risparmiare corrente, si va a risparmiare gas, si va a risparmiare la pentola dell'acqua, e le due pentole, perché da una parte fai il sugo, da una parte fai l'acqua della pasta, si va a risparmiare tutto e in pochissimo tempo si fa un piatto salutare
e gustoso. E questo è un piatto, ripeto, con i vari funghi come avete visto, porcini trifolati, porcini freschi. Quindi è un piatto veramente molto molto gustoso. Poi la cottura, ripeto, è a piacere. È a piacere chi la vuole più cotta e chi la vuole meno cotta. A me piace cotta. Anche se dicono che la pasta al dente è la più salutare. È più salutare. Più digeribile, con allora, facciamo vedere che qua si è asciugata l'acqua, però in teoria al mio palato dovrebbe cuocere un pochino di più. Quindi cosa facciamo? Non verrebbero cotte. Però cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere ancora un goccino d'acqua. Okay. Come lo aggiungiamo? Lo aggiungiamo così. Sapete perché lo aggiungiamo così? Ecco qua. Perché arriva già calda l'acqua. Così non arriva fredda. Adesso mandiamo avanti la cottura perché sta andando avanti. Andiamo a vedere la nostra griglia. Ok? Sì. La nostra griglia, come la nostra padella con il nostro ottimizzatore 30-48, questo qua, la nostra bistecchiera con il nostro cupolone, potete avere questi prodotti gratis. Come avete visto, sono velocissimi a cucinare e, ripeto, molto salutari. Allora, vediamo. Vediamo. A che punto siamo? Vediamo qua. Giriamo qua così, ecco qua, vedete, sono pronte, sono da togliere, ok? Vedi? Sì, le verdure sì, sono già cotte. Lasciamo un attimino. Per i bambini che adorano mangiare le pannocchie, il mais direttamente dalla pannocchia, è un bel divertimento, fa compagnia ed è un cibo salutare cucinato così. Molto salutare. Certo. Più che altro tutti i bambini che non vogliono mangiare tante cose, tipo le verdure, sì. Sono almeno la maggior parte dei bambini vedo che sono allergici a mangiare le verdure, uh-huh. Tante cose non li mangiano, si possono fare in questo, sì. Con questo metodo, no? Anche fare a cartoccia, tipo si possono mettere dentro le carotine, con le varie cosine dentro, fagiolini, tutto si può mettere dentro, in modo che i bambini sono attirati anche dai colori, tipo le zucchine a filancè, le carote a filancè, tutte queste cose fatte a filancè, in modo che i bambini che non mangiano le verdure sono presi dai colori, fatti così sono anche buoni e gustosi e così li mangiano, esatto. Almeno tanti bambini che conosco io, i miei primi che non li mangiano. Ecco qua. Allora, vedi, 2 minuti e questo piatto è pronto. Ma senti che profumo. Tu lo senti il profumo? Sì, notevolmente. Ecco. Poi, una volta che la pasta è pronta, si può spegnere il gas e lasciarlo un attimino che non scuoce perché è cotta e pronta. Uno può tranquillamente farsi la doccia, viene apparecchia ed è tutto pronto. E quindi questo è un altro vantaggio. I vantaggi sono veramente tanti. Come avete visto, veramente in poco tempo si fa un primo. Lasciamo ancora un attimino e poi possiamo chiudere perché è pronto. Idem la stessa cosa qua le nostre verdure grigliate. Le nostre verdure grigliate stiamo lasciando andare avanti, in teoria sono pronte. Nel frattempo io però cosa faccio? Chiudo il gas perché sono pronte, altrimenti si bruciano. Ma non si sono bruciate semplicemente perché c'è sotto il sale grosso le fa un po' da protezione. Tiene l'umidità. Fa l'umidità, tiene, esatto, la protezione, quindi non si bruciano ma prendono il sapore. Ok? Allora, qui abbiamo chiuso, qui abbiamo chiuso, tiriamo adesso. Sì. Entrambi abbiamo chiuso, quanto ci abbiamo messo? Meno di 20 minuti, sì. 15 minuti, noi in 15 minuti abbiamo fatto il nostro primo, poi il nostro secondo contorno è frutta. Esatto. Okay? Quindi vi ripeto, per avere questi prodotti, adesso questo qua è in promozione, sono in promozione questi prodotti, ma più che la promozione io vi dico prendeteli in regalo, prendetelo con i punti. Come fare ad averli gratis?
chiedete alle vostre consulenti che vi dicono come fare ad averli gratis. Come vedete, sono fenomenali, sono buonissimi, ci sono di tutte le misure. Potete averli gratis, scegliete quello che volete voi, scegliete la bistecchiera con il nostro cupolone, scegliete qualunque cosa, che tutto potete avere gratis. Vi ripeto, chiedete alle vostre consulenti che vi dicono come, sia in promozione che gratis, più che altro ve lo consiglio, almeno non spendete i soldini. In questo momento c'è bisogno di soldini, e in più andate a risparmiare, e in più è molto salutare, vi ripeto, molto molto salutare. È un cibo sano. Adesso andiamo a impiattare. Allora, andiamo a impiattare il primo, ok? Come vedete è pronto. Adesso qua cosa facciamo? Io vado a mettere le scaglie di grana. Li posso mettere di sopra o li posso mettere dentro. In questo caso, dimmi tu, li metto dentro o di sopra? Io preferisco dentro. Ok, lei preferisce dentro. Come vedete, ho messo le scaglie di grana belle larghe, vedete? Sì. A questo vado ad aggiungere un po' di pepe, pepe macinato. Allora, gusto mio, come Antonietta, io metto anche la cannella che fa una spezia saporita e dolce, a gusto mio, però non è il gusto di tutti, eh? Quindi, come vedi, sento che adesso io ho messo, ecco, sento che adesso ho messo il grano a scaglia, se noi lo lasciamo così, mezzo minuto, se si è sciolto, come hai visto, il grano va ad amalgamare, essendo a scaglie larghe, ti dà proprio quella consistenza che quando te la mangi ti fila, che è veramente buonissimo. Quindi andiamo a impiattare la pasta. Ecco qua. Vedi che fila? Sì, sì. Ecco qua. Occio. Allora, io qua ho messo la luganica, ma si può mettere anche quella con il peperoncino, è una questione di gusto. Certo. Ecco qua. Che piattino. Visto? Guardate. Profumato e dolce. Guarda che la pasta che ha preso il colore del fungo. Sì. Ecco qua, non la metto tutta perché ne abbiamo fatta a quanto pare un po' in abbondanza. Quindi, ecco qua, questo è basilico, lo mettiamo in centro ed ecco a voi, no, quasi un po' spiccata, ok? Sì, ecco formaggio. A voi il nostro primo. Ecco qua. Aspettate che così non faccio ombra. Guardate qua che meraviglia. Che fumante meraviglia. Così no, perché faccio ombra. Io nel frattempo tiro fuori. Piattare. Guardate i funghi, la salsiccia. Io nel frattempo ho tirato fuori le verdure, ci mettiamo a fianco anche questa qua, facciamo che il laterale, oh. Così, facciamo così, sì, sì, perché? Perché è un po' pesante il piatto, io come al solito sono quella che ho poco forza. Allora andiamo a mettere anche la nostra banana, aspetta che la prendo con le mani, ecco qua. Laterale, io questa la metto laterale, ma si può mettere in un piattino anche a parte, ecco qua. Poi questa qua cosa succede? Con il coltellino si taglia, che adesso la facciamo, che abbiamo chiuso, e qui dentro mettiamo la nostra, il nostro fiore, diciamo, perché questo poi abbiamo creato un fiore che l'abbiamo chiuso bene.
ecco qua. Sembra acqua, come vedete, sembra acqua che si è sciolto. Quindi cosa succede? Che qua, chiudo un po' così, qua dentro si possono mettere dei crostini, certo, che adesso non abbiamo fatto. Avviciniamo qua, mi posso scottare. Ecco qua. Si possono mettere dei crostini per bagnare la bufala, oppure tranquillamente così con la forchettina la prendi e te la mangi, anche perché adesso un minuto e questa diventa tutta filante, certo. È già tutta filante questa qua, vedi? Facciamo vedere, vedi? Sì, sì. Come tutta filante. E nell'acquetta qua avevano messo dei crostini. Dei crostini. Allora io ho fatto un piatto unico così, dove abbiamo fatto la bufala a cartoccio con le verdure laterale e la banana con il... con l'alloro. Con l'alloro, in modo che abbiamo fatto un primo, un secondo, ripeto, un contorno e con la frutta. Esatto. Ecco qua. Più autunno di così? Più autunno di così. Mi auguro che sono di vostro gradimento, sono piatti semplici, salutare, molto buoni. Allora io non ho fatto vedere tagliare la banana, però perché scotta, ok? Ecco qua, però devo fare attenzione che, aspetta che lo spostiamo via, che mi scotto io. Quindi aprendola la banana, vedete? Ecco qua, l'alloro ha preso tutto il profumo dell'alloro, e con il cucchiaino, ecco qua, sì, con il cucchiaino, io adesso lo faccio con il coltello, sì, sì, vedi? Sì, sì. Con il cucchiaino o il coltello, o la forchettina, scusate, la potete mangiare tranquillissimi perché è morbida, proprio morbida, morbida, morbida. Ecco qua. E ha preso il profumo dell'alloro che noi andiamo a mettere qua. E vi posso garantire che non è buona, di più, ovviamente a chi piace l'alloro. Poi qua volendo, sulla bufala, volendo per chi vuole, ancora può mettere una macinata di pepe oppure di quello che vuole. Però l'abbiamo messo prima un attimino, un pizzico, e per me basta così, ma è una cosa a gusti. Allora, le verdure attualmente io non ho messo niente, ma anche qui chi vuole può mettere di sopra dell'olio, un filo di olio, anche perché l'avevo messo già prima. Quindi il condimento a piacere. E che dire? Contattate le vostre consulente per avere questi bellissimi prodotti gratis, come vi ho detto, risparmio di tutto, risparmio di energia, risparmio di gas, risparmio di acqua per fare la pasta, risparmio di tutto, e in pochissimo tempo potete avere dei piatti gustosi, prodotti gratis con piatti gustosi, e in più, oppure in promozione, ma di più io vi consiglio gratis. Che dire, grazie a tutti e alla prossima diretta. Grazie a Grazia. Grazie a voi. Sono venuta qua a darmi una mano, grazie del tuo tempo e grazie a tutti i partecipanti. Grazie ancora e alla prossima. Arrivederci a tutti, vi faccio l'inquadratura dei piatti e vi saluto. Sono molto curiosa anch'io di assaggiarli, ad esempio questa banana e questa mozzarella, io non l'ho mai mangiata così, quindi mi incuriosisce molto. Ottima idea per questo piatto autunnale, questi piatti autunnali insoliti, semplici, gustosi e molto raffinati. Grazie. Grazie a te. Ciao a tutti e alla prossima. Buona giornata a tutti voi. Ciao.